Due funzionari della regione Friuli Venezia Giulia, Stefano Lanfrit, 43 anni di Pinzano al Tagliamento, e Diego Fon, 45 anni di Pordenone, già rinviato a giudizio con l'accusa di concussione per lo sfruttamento della ghiaia dei terreni, sono indagati per corruzione. Sono accusati di aver costituito, insieme a un imprenditore di Oderzo, Giuseppe Carpenè, una società per lo sfruttamento di una concessione per la derivazione di acque necessaria per la realizzazione di una centrale idroelettrica a Cordenons, rilasciata dal loro ufficio. L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di accertare che per quale compenso non dovuto, per aver svolto la loro attività d'ufficio, non risulta infatti che la concessione sia stata rilasciata in violazione di norme o regolamenti, i due funzionari hanno ottenuto un doppio vantaggio, il primo è quello di entrare in società investendo l'uno 11.000 euro e l'altro 32.000, il secondo è quello di vedere quasi decuplicare nel giro di poco più di un anno il valore delle proprie quote per effetto dell'ingresso in società di un altro socio finanziatore e della realizzazione da parte della società dell'impianto idroelettrico. Le loro quote della società del valore complessivo di 364.000 euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Indagati anche l'imprenditore e un congiunto del pubblico dipendente, Fabio Lanfrit, che ha ricevuto una parte delle quote della società. I quattro si erano appoggiati ad una società di amministrazione fiduciaria per evitare che i due dipendenti regionali comparissero in un'eventuale misura camerale. Ma sentiamo i particolari dell'indagine con la ricostruzione del comandante della Guardia di Finanza di Pordenone, il colonnello Sergio Schena, che abbiamo raggiunto al telefono. Siamo in collegamento con il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, il colonnello Sergio Schena. Come siete arrivati a questi due funzionari e a indagarli per corruzione? In realtà questa indagine è una costola di una precedente attività investigativa che era nata dall'arresto in flagranza di uno dei due per un episodio di concussione. Poi nel prosieguo delle indagini sulle disponibilità finanziarie dell'arrestato erano emesse di conoscenza fiduciaria la partecipazione di questo primo funzionario e di un suo collega di ufficio in una società che era interessata, diciamo, per l'attività istituzionale dell'ufficio in cui i due prestano servizio. In che ufficio lavorano? È una direzione dell'amministrazione regionale, è il servizio idraulica della direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Ecco, in pratica, la sede qui di Pordenone. Ecco, colonnello, in pratica Fon e Lanfrit si erano, insomma, mobilitati in merito alla realizzazione di questa centrale idroelettrica? La prima domanda di concessione della derivazione d'acqua è stata presentata dall'altro socio imprenditore. Nel corso dell'istruttoria, nella quale uno dei due era proprio il responsabile tecnico dell'istruttoria, è stata costituita la società e poi, quando la concessione è stata rilasciata, erano soci della società. Senta, 7 milioni e mezzo di euro il valore, guadagnavano due volte queste persone? 7 milioni e mezzo è la valutazione economica della società fatta in sede di richieste di finanziamento al sistema bancario. I valori contabili attuali sono più limitati perché tengono conto degli effettivi apporti finanziari nella società fino a questo momento. Ecco, teniamo presente che queste sono attività che, una volta avviate e che hanno tutte le autorizzazioni necessarie, hanno poi una